per radio. Ma non tanto per scrivere, ma pensare. Purtroppo io in questi ultimi anni, gli ultimi vent'anni, ho iniziato a pensare, ed è un guai, perché quando penso, oh, mangiamo già più sano, invece un due dosi. Perché il pensare significa anche stare più male. Il pensare significa voler capire per forza certe cose che prima non riuscivo a capire. Pensare significa probabilmente essere più responsabile di quello che uno scrive. A me la mia più grande soddisfazione di questi anni è vedere tutti i giovani ai miei concerti, di questa sera, come va? Perché, cioè, dopo tanti anni non mi aspettavo, non mi aspettavo questo. Invece c'è stato un momento di riflessione anche da parte del pubblico e adesso c'è un ritorno. Quando tu fai delle cose che sei troppo avanti tante volte, no? Io avevo abituato il mio pubblico alla canzone d'amore, anche fatta bene, anche leggera. Poi improvvisamente ti ho fatto ascoltare un disco come Terra Nera. E quando ho fatto Terra Nera il mio pubblico allora non era preparata a un evento musicale, insomma, così diciamo più difficile, perché da ascoltare, più difficile il suono, perché era abituata a un certo tipo di suono, diciamo più neomelodico se vogliamo, no? Invece purtroppo poi Peter Gabriel Marignetta Cava mi sconvolse la vita e io incominciai a capire che anche nella canzone napoletana il suono poteva essere fondamentale, perché il suono di un disco è molto importante, quindi molto del tempo io lo perdo per trovare il suono del disco. Non è che io questo disco l'ho pensato così, io ero partito in un modo, poi mi sono ritrovato in questa stanza. Perché per capire bene il mio disco dovete ascoltare la prima e l'ultima canzone, tutte e due insieme, e poi dovete ascoltare il disco. Perché quella persona che io sto parlando può essere una persona che voglio bene, può essere un amico, può essere una città. Quando dici che ci venisse stato, si sta qui anni di anni di anni con Popalazzi, pare che ci viene in cuore. Io voglio far guardare la bellezza. Io voglio far riscoprire la bellezza a tutti, noi ce ne siamo dimenticati della bellezza. La bellezza l'abbiamo persa anche dentro di noi, dobbiamo recuperarla. Ci dobbiamo soffermare sulle cose belle, sulle anime belle, sulle persone belle, sulle parole belle che si sentono e si dicono. Su tutto ciò che... Mi voglio dire perché mi esce dal cuore, e tu l'hai dichiarato da me in radio un mese fa e poi l'ho letto anche ieri su un quotidiano oggi, che il problema è che ti spaventa il mutismo degli intellettuali, ma queste cose che dici tu sono 100 volte più belle di quelle che dicono gli intellettuali. La differenza è che tu hai la possibilità di migliorare queste persone, noi, me compreso. Ecco, mentre probabilmente gli intellettuali forse no, perché non si sanno fare più ascoltare. Poi chi sono questi intellettuali? Io volevo chiederti tre nomi, perché tu più volte hai detto stanno zitti gli intellettuali, ma di chi sono questi intellettuali di Napoli? No, ma perché non si deve parlare mai bene e mai male. No, ma non è per dire una cattiveria. No, non volevo farti dire una cattiveria. Cioè, invitiamo questi tre personaggi, io uno, chi dovrebbe parlare? A Napoli ce n'erano tanti, adesso non so più se ci stanno ancora o sono andati via, perché non parlano più. Allora, senti, io mi ricordo che c'è stato un periodo che parlavano tutti questi signori che ma probabilmente non si sanno, nessuno li ha ascoltati, non hanno saputo farsi ascoltare, perché oggi secondo me oggi c'è bisogno della voce di un po' di tutti. Io sono contento se stiano zitti gli intellettuali e parlano quelli che sanno unire le due Napoli che da sempre si fanno la guerra. Posilli per Forcella tutti insieme, e questo lo può fare tutti. E chi usa la canzone con grande responsabilità, perché io forse la cosa più, il mio sogno più grande, io che vengo dall'altra parte del muro, perché Napoli c'ha un muro invisibile, io sono figlio di un pregiudizio che non è mai finito, non finirà mai, perché essere condannati per una colpa che hai fatto è giusto che uno paghi, ma il pregiudizio è pagato senza niente, perché ma non per dire una cosa, io voglio bene Nino, una colpa te, no, con caschetta bionda, insomma, l'abito, quello lo devi pagare, non lo devi pagare, non lo devi pagare, però
che non si deve arrendere mai davanti a, davanti a niente, perché io vivo e voglio vivere ancora aspettando, anche se la speranza non ha tanta luce più, aspettando che la Napoli diventi, come dici tu, perché prima che ho cantato sulla montagna di Palladini, scrissi una lettera proprio a Napoli, proprio sul Mattino mi sembra, e scrissi proprio una lettera dicendo che il piacere che volevo quella sera essere considerato un napoletano di tutti, perché essere napoletano io sono fiero di esserlo, ma lo vorrei essere di tutta Napoli, di tutti quanti, perché noi dobbiamo imparare a unirci, non a disunirci. Il problema del nostro paese è la diseguaglianza, questo è il problema più grande che ci sta, e poi sta uscendo fuori ancora di più, perché mentre alcune persone sono abituate alla miseria, adesso sono miseri quelli là che ridevano della miseria, quindi loro non sono preparati. Perché se sta succedendo il ciubordello? Prima non lo sentivano, poi non ha sentito più. Allora, lasciato stare, sta a fare la vita tranquilla, quel canzone si sta divertendo, un po'. Vai Federico, ti. E qual è il problema? Un altro bicchiere d'acqua. Quanto amo Napoli, io l'ho descritta in tutti i modi, non ci sono più parole. Però posso dirvi una cosa, e lo voglio dire ai ragazzi che poi sono anche tifosi del Napoli, no? La maggior parte dei fanzini. Allora, volevo dirvi questo, se noi cominciassimo a essere uniti per la città, come lo siamo nel calcio, noi saremmo i primi al mondo. Dovete sapere che Napoli è Napoli! E perché non trattiamo Napoli come trattiamo Napoli? Impariamo a trattarla così, è la mamma. La nostra azzurra è Napoli, Napoli, la nostra città. Non bisogna pensare solo al calcio, facciamo presto che tra un po' deve giocare in Napoli. Allora, vabbè. Lo so. Scherzo. Allora, Federico, sicuramente c'è qualcos'altro che tu vuoi chiedere a Nino. Silenzio però. Fate a Nino il regalo più bello, ascoltate il disco raccontato, che è una cosa che un artista vuole fare quando il pubblico si mostra distratto, un po' ce ne sta male. Fidatevi che li conosco un po' tutti. Vai Federico. Vedete, quando Nino e Gianni parlavano degli intellettuali, il disco di... Ragazzi, per favore, è importante quello che sta dicendo Federico. Grazie. Il disco di Nino ha una copertina disegnata e curata da Mimmo Paladino, che è uno dei più grossi artisti viventi in Italia. E ha al centro uno scritto di Valeria Parrella, che è una giovane scrittrice napoletana che è diventata da poco anche librettista al San Carlo e tutto. E sono soprattutto Mimmo da tempo fan di Nino. Valeria nelle righe che ha scritto a Ciccio un disco parla di questo disco come di un disco di un Nino pacificato. Come se al termine di quello spettacolo che credo voi abbiate visto, i due Nini, il caschetto e il senza caschetto, fossero usciti a fare un disco insieme, fossero usciti a trovare un punto d'accordo, non litigassero. Ma a me veniva un'altra cosa in mente, gli intellettuali sono quelli che riflettono sulle cose, sono quelli che raccontano le cose, che riescono a vederle, a segnalarle in tempo. Quando Nino diceva, ieri i poveri erano quelli, oggi sono diventati anche quelli che prima non ci pensavano. Quelli che prima non ci pensavano magari definivano i suoi dischi Kine Wire, perché non li riguardavano. E Nino però se n'era accorto. Allora, gli intellettuali sono semplicemente, ossia, io credo che Nino non sia semplicemente uno dei più lucidi intellettuali della Napoli di oggi, ma sia quello che in altri campi si chiama un maestro di strada. Uno come Marco Rossi Doria, oggi è stato chiamato come sottosegretario
al governo, credo che abbiano fatto bene, perché sa come si lavora con i ragazzi che hanno problemi. Nino è uno che quando canta Passa la città, o quando canta Cioccolatino alla ferrovia, o quando canta Stella Napolitana, non sta fingendo, non sta facendo un sociologo, non dice ah sì c'erano i briganti, no, Nino lo sa. Poi c'ha un'altra vita più comoda, se l'è meritata, se l'è costruita, ma continua ad avere gli occhi aperti. E quello che racconta riguardo i giovani napoletani e riguardo i giovani rom, c'è un verso. Si non sa fa niente, niente rimane. Chi non sa fa niente non può crescere male. Si non sa fa niente, niente rimane. È questa Stella Napoletana che noi continuiamo, che un uomo continua ad aspettare, ma è questa città per cui non si fa niente. E che sia chiaro, quando dico non si fa niente, non sto dicendo il governo non fa niente, il sindaco non fa niente, sto dicendo noi, dopo per esempio io, voi, posso dire noi. E in questa presa di coscienza disperata che si comincia a cambiare sempre da una singola cosa. Le canzoni di Nino hanno spostato questa asta. Quando lui è entrato per la prima volta, io me lo ricordo, in teatro, bene, come se poi il teatro corso era più... Era, cioè proprio che la strada era la mia casa, via sa via, ci sono, c'è stata la strada senza età, bene, vedi, se no. E se vendono un giornale che si vende l'autostrada, non ci sarebbe. Questa è poesia! Perché c'è una differenza, allora una volta c'era una differenza tra il camorrista e lui alla forza di tante persone che vivono in via Savio, che sono brave, che non hanno, che chiedono solo i doveri e non gli danno mai diritti, perché poi anche no, queste ultime cose che succedono anche a livello governativo, no? Per esempio, ci sono veramente delle cose assurdi che pagano sempre più debole. Quando mi dicevano a Mapavedi, diceva che guadagna 1 milione di euro all'anno, eppure 2, eppure 3, eppure 5. Lui diceva che si arrobbano centinaia e milioni di euro. I vostri! I vostri! No, no, pigliano uno che prendono delle fasce e poi colpiscono voi, anche voi. Cioè, io penso sempre a una cosa, io penso che noi dovremmo essere una comunità. Oggi si diceva che sono una comunità, tutti dicono che sono un po' comunisti, no, la parola è una comunità, è una parola che sa proprio due vocabolari, una volta l'ha aggiunta a leggere. Noi a casa nostra viviamo in una comunità, nel palazzo viviamo in una comunità, l'Italia dovrebbe essere una comunità, fa comodo che non lo sia una comunità. Non vogliono che sia una comunità perché fa comodo a tutti. Bravo! 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 Poi questa, tanto per tornare al disco, perché se no dopo lo so che volete l'autografo sul disco, eh? Allora, prima io vi ho detto una cosa, per capire proprio subito, non c'entra che l'apertura del sipario di questo disco è la chiusura del sipario.